Bentornati, bentornati in studio. È arrivato il momento di raccontarvi di un altro capitolo di quella che è la storia del nostro pomeriggio insieme. Parliamo di animali mitologici bergamaschi, un titolo assolutamente accattivante, ma non vi svelo altro. Intanto saluto e ringrazio i miei ospiti che sono Ezio Mario Foresti, benvenuto, ideatore di questo bellissimo progetto, accanto a te Emanuele Tomasi, grafico e modellatore 3D. Più in generale siete soci in affari, no? In questo progetto speciale, possiamo dire così? Possiamo dire che siamo soci in questa impresa che non è tanto imprenditoriale, però è fatta di passione, è fatta di interesse. E soprattutto di tanto umorismo e sarcasmo, diciamocelo. Anche perché è un modo per far passare il dialetto, la lingua, preferisco chiamarla bergamasca, anche, e farla arrivare anche ai giovani. E voi lo fate in un modo molto accattivante, però per raccontarvi tutto, per andare con ordine, partiamo dall'inizio. È il 2014 e sorge in te un'idea. Nel 2014 io pubblico dei meme, che sono delle immagini, sostanzialmente delle immagini con una scritta molto diffuse, diciamo, in internet. Sono vignette con una scritta. E noi abbiamo anche, poi lo proponiamo, insomma, la presentazione che abbiamo fatto che all'inizio, perché ci sono Barlafus, che vuol dire? Attenzione, o persona, oggetto di poco conto, però la storia del Barlafus è interessante, perché a me è venuta in mente leggendo il manuale di zoologia fantastica di Borges. All'interno di un libro ce n'è sempre un altro. All'interno del libro Borges citava Kafka, e Kafka citava Lodradek, che è un personaggio fatto di fili, di un rocchetto che produce dei rumori, di aria, e tutti noi ce l'abbiamo in soffitta. E io dentro di me ho pensato, porta male il Barlafus. E allora ho trovato un collegamento tra la letteratura fantastica e la mitologia bergamasca. Beh, direi un'idea assolutamente strepitosa. Invece in questa impresa familiare, perché diciamocelo, lui è tuo genero, tua figlia è coinvolta nella selezione delle varie notizie, è subentrato Emanuele. Quindi tu ti sei messo invece a disegnare quelle che sono poi le vignette, non sgridatemi se le chiamo così, vediamo. Sì, vignette. Ma io avevo fatto questi meme, o mimi che dir si voglia, e non pensavo che avessero francamente un seguito. Mi ricordo che ce n'erano alcuni, che però, tipo i Balores, eccetera, eccetera. Ecco i Balores, li abbiamo Balores, Maggiolini, che vogliono dire anche qualcos'altro, che gira, lasciamo perdere. E Tommy mi fa, ma guarda che c'è un potenziale in questa cosa, lasciami fare dei disegni. E ho detto, vabbè, gli ho detto, non ha senso. Quindi è stato lui a proporsi. Lui, io non l'avrei mai fatto. Quando ho visto i primi disegni, ho pensato, sono eccezionali. E abbiamo realizzato il primo calendario. E sono bellissimi, tra l'altro il calendario lo vediamo proprio in queste immagini. Ad esempio l'Allemaga Betacore. E il calendario era per il 2015, e quindi c'era l'Allemaga Betacore e tanti altri personaggi. La lepera, che sono poi diventati anche personaggi fissi delle nostre diverse rubriche. E tra l'altro voi avete una pagina Facebook, magari mettiamo anche le coordinate in sovrimpressione, animali mitologici bergamaschi, cliccate mi piace, ma soprattutto andate a seguirli, perché fanno veramente morire dal ridere, perché poi da lì si sono accorti di voi, ovviamente si è accorta di voi il popolo del web, certo. Anche alcuni giornali, carta stampata, hanno raccontato di voi, avete iniziato anche a parlare del pota, quindi della nostra lingua bergamasca. Del pota, che è una parola che ha tutti i significati del mondo. Sì. Ecco, ma è un intercalare però, pota. Che è diventato a lungo andare un intercalare, perdendo il significato originario. Ma si può dire significato originario? Tiraboschi la descrive come la parte vergognosa della donna. La parte vergognosa della donna? Siamo nell'Ottocento. Perché io ho un problema, Ezio, Emanuele. Quando vado al mare e diciamo siamo di Bergamo, cioè, ti prendono tutti in giro e dico, ma non è vero, io pota lo uso come intercalare, no? In realtà hanno ragione quelli allora, che dicono che vuol in dire... In realtà l'origine, l'etimologia di pota è molto discussa. Perché lo stesso Tiraboschi mette anche fra le possibili derivazioni un'imprecazione in tedesco che vorrebbe, tipo Mein Gott sintetizzato in Potz, che diventa pota. Qualcuno dice che è l'imperativo del verbo bera, perché dici molto spesso è un valore concessivo, no? Cosa hai fatto oggi? Ti è andato bene il lavoro, pota, quando invece non ti è andato affatto bene. Poi assume anche tantissimi significati a seconda del tono con cui viene pronunciato. Quindi tornando invece all'argomento di cui abbiamo parlato prima con la nostra vocal trainer, il ruolo della voce è fondamentale. Il ruolo della voce è fondamentale, perché sono i cosiddetti tratti soprasegmentali in cui io assumo significato. Tu se prolunghi, no?
Beh, la moglie che dice al marito, adesso farò una frase in bergamasca. Beh, poi me la traduci. Ma sì, se ti indaccia töl o latz. Sei andato a prendere il latte? Esatto. E lui dice no, e lei fa pota. E questo pota con la vena che te get. Esatto, sei sempre il solito. Di te non ci si può fidare. Mi piace però da noi morire. Non diciamo tutto, diciamo solo pota. Senti Emanuele, visto che sei anche un po' in veste così di assistente alla poltrona del nostro Ezio, hai il calendario 2020? Sì. Facciamolo vedere, tienilo così, benissimo. Animali mitologici bergamaschi. E riesci anche magari a sfogliarlo? Proprio allora, come fanno le vallette in TV? Vai. Facendolo vedere alla nostra telecamera. Gira. Da gennaio. Gennaio, giralo. Eccolo qui. I tripoles. Questa fa parte della numerosa letteratura riferita a Sant'Antonio. Noi abbiamo tante invocazioni riferite a Sant'Antonio e questa è una filastrocca. Sant'Antonio, 17 gennaio. Sant'Antone della barba grisa, tripele sin de camisa. Ucel pia, ucel teta, ucel suona la trombetta. Ragazzi, non ho capito niente. Mi traduce Emanuele. Anche tu hai difficoltà? Preferisco far traduzione. Ezio, vuoi tradurre? Sant'Antonio dalla barba bianca, dalla barba grigia, tre pulci nella camicia. Una che morde, una che succhia e una che suona la trombetta. Sotto sotto c'è un discorso sulla gente che in parte è occupata ad attività che ci piacciono, che sono quelle lavorative, PA e TETA. E poi c'è quella che la suona la trombetta. Sai che stavo pensando che deve essere un magnifico regalo di Natale. Dove lo possiamo trovare? Ci sono molte librerie, l'IBS, l'IBS Libraccio, l'Ubic, il punto a capo in Città Alta, e le libri online. Insomma, nella nostra pagina all'inizio abbiamo fatto un post con tutte le librerie. Quindi andiamo a vederci appunto in Facebook Animali Mitologici Bergamaschi. Sì. Io so che tu hai portato anche una slide dedicata agli insulti. Sì, perché il giorno dopo siamo andati con questo calendario in mano da Ettore Ongis, che è il direttore attuale di Bergamo Post, che all'epoca era il direttore dell'Eco di Bergamo. Lui lo guarda e fa, magnifico, però domani che devi fare un articolo, però domani devi farmi un articolo. Era sera, gli ho detto, guarda, è impossibile. Invece l'ho fatto, ho fatto 10 insulti bergamaschi, quell'articolo ha ottenuto qualcosa come 12.000 condivisioni. Quindi è stato visto dal mondo, da 1 milione di persone. Senti, io non ti posso far ripetere gli insulti in bergamasco perché siamo in una fascia insomma del pomeriggio, però andatevi a vedere perché anche quelli sono comunque in chiave ironica. Ce ne sono anche di leggeri. Possiamo proporre, Maurizio, qualche meme che dir si voglia, così insieme a Ezio e insieme anche ad Emanuele li commentiamo. Facciamo vedere qualche vignetta, così come le chiamo io. Adesso, eccoli qui. Queste sono la Gina e la Pina. La Gina e la Pina? Certo, interpretano un ruolo di amicizia tipico della donna bergamasca, che è acida. Stai dicendo che siamo acide? Amici. La donna bergamasca tende a essere di cuore buonissimo, ma di espressione piuttosto acida. La Gina, cosa fanno la Gina? Oggi la Gina, in quella vignetta specifica, la Gina dice: mi ha portato i mimose, non mi hanno portato le mimose perché è l'8 marzo. E lei risponde: De Kempo, i gamia pure De Kempo, io porta i sincarli, che sono i crisantemi. Quindi, per farle coraggio, dice: non ti hanno portato le mimose, ma tra poco ti porteranno i crisantemi. Che sei il fiore, insomma, che si omaggiano i morti. Ecco. Esatto, sincarli perché sono il giorno di San Carlo. Questo l'avevo capito. Proponiamone un'altra. Ecco, questi sono gli animali? Questa è la descrizione di tutti gli animali che fanno parte del calendario. Vedete il galetto, il sogniotto, il barbagiacom, o il sunì. Il barbagiacom chi è? L'allocco. L'allocco, sì, che è quello con persona, gli occhiali, scommetto. No, è quello con gli occhi ai lati della testa. Ah, è quello con gli occhi che vanno no, di qua. No, quello con gli occhiali è semiotto. Ah, quello con gli occhiali è semiotto, mi piace. Andiamo avanti, Maurizio, con queste immagini veramente bellissime. I disegni sono stati realizzati da te, sì, Emanuele. Lui l'artista, è lui. Ecco, ma come ti venivano? Schizzi così? Cioè, iniziavi a schizzare e poi nasceva l'opera. Sì, leggi la parola, sai più o meno il significato e poi cerchi di rappresentarlo proprio come un'immagine. Beh, direi assolutamente. È una sfida divertente. Assolutamente, quella. Complimenti. Riproponiamo l'immagine così la convidiamo. O Barbel che fa? La falena. Ah, è quella che dicevi. È la falena, prima. Sì. No, la falena è un'altra cosa. La falena è quella che vola e si avvicina alla luce e poi muore, quella che entra in casa. Okay. Detto di persona, è una persona che segue degli obiettivi effimeri. Insomma, una curiosità. E ci rimette. Tu sei stato a studiarti, ad esempio, anche questo discorso appunto degli animali, perché insomma non è che sai anche delle cose abbastanza profonde. Io ho visto certo. Poi anche tutto il materiale che avevi mandato, la vostra pagina Facebook.
ho avuto la fortuna anche di avere un nonno che coniava epiteti in bergamasco, tra i quali celeberimi, la principessa Lucille de Pessa, le Magog de Seger, Rhin de Muro, è tutta una serie di epiteti che lui proprio coniava, inventava, e a me ricordavano, cioè mi stimolavano e mi accendevano la fantasia. Beh, quando si ha un nonno come questo, inevitabilmente, che si chiamava Mario. Che si chiamava Mario! Io vi ringrazio, Ezio ed Emanuele, vi faccio gli auguri di Natale e andatevi a prendere il calendario, che può essere una bellissima idea da mettere sotto l'albero, che è veramente stupendo. Animali mitologici bergamaschi, poi in Facebook vi fate una marea di risate, tanto siamo tutti online. Attenzione a non cadere, Ezio. Alla fine della puntata, posso anche cadere. Buttati così, andiamo a striscia. Buttati giù. Sì, esatto. Io vado in pubblicità, grazie mille ad entrambi, a tra poco. Buttati. Sì.